Per il futuro penso che ho gli obiettivi chiari. Io voglio arrivare nella categoria più alta, la regina. Vivo per questo, vivo ogni giorno per migliorare me stesso e cercare di avere un futuro migliore. Tony Arbolino, questo è il tuo quarto anno in Moto3, ti sei migliorato di anno in anno, pensi che anche quest'anno sarà così? Sì, sicuramente ci siamo migliorati anno per anno, ma quest'anno era l'anno, sai, il decisivo per fare l'ultimo step, per provare a tentare qualcosa di grande. Stiamo migliorando gara per gara e adesso sono in un livello molto, molto buono, anche fisicamente e mentalmente sono molto in forma, diciamo, e anche riesco a allenarmi forte, riesco a recuperare veloce e ho proprio voglia di, sono molto motivato, quindi penso che devo sfruttare questo momento e anche veniamo da dei buoni risultati, quindi penso sì che questo è l'anno decisivo per fare l'ultimo salto in avanti. Alla vigilia della stagione i tuoi colleghi ti davano già come favorito per il titolo, ti ha sorpreso l'inizio di mondiale di Arenas e Vietti? Sentivo molta pressione, anche se io effettivamente non la sentivo molto, ma perché sì, perché l'anno scorso è andata bene, abbiamo fatto quarti al mondiale, i primi tre sono andati via, quindi in teoria diciamo che dovevo essere io il favorito, però l'ho sempre detto anch'io, in Moto3 è molto difficile da dare un favorito, perché cambiano molte cose durante un inverno. Sono l'unico che adesso che è veramente riuscito a essere costante, anche se Arenas effettivamente è primo in campionato con un po' di punti di vantaggio, ma non mi fa paura, non mi fa paura nessuno, quindi niente, proviamo a recuperare quei punti che ci mancano. Lo scorso anno a Misano sei salito sul podio, e cosa ti aspetti per la gara di domenica prossima? Mi aspetto due weekend molto intensi, due weekend positivi, molto positivi, perché stiamo lavorando prima di arrivare lì e cercare di sprecare meno tempo possibile, sai, nei giorni di prove, nelle qualifiche, quindi penso che sarà molto positivo e cerchiamo un podio che sarà perfetto, una gara tutte e due, però sicuramente dai, sono molto motivato per dare sempre il 120%. Quali sono gli obiettivi che ti sei posto per il futuro invece? Beh, per il futuro penso che ho gli obiettivi chiari, io voglio arrivare nella categoria più alta, la regina, e credo che ci arriverò, credo nelle mie potenzialità, quindi sì, dai, penso sia fattibile tutto, alla fine vivo per questo, vivo ogni giorno per migliorare me stesso e cercare di avere un futuro migliore. Tu vivi in Svizzera, ma la tua famiglia vive a Garbagnate Milanese. Come hai vissuto il lockdown? Com'è stato tornare in moto dopo un periodo difficile? Sì, purtroppo è così, la situazione era così, abbiamo dovuto fare un bel lockdown, bello lungo, però anche se a Lugano effettivamente non era troppo complicato, perché alla fine mi lasciavano un po' uscire, gli atleti potevano uscire, quindi dai, alla fine sono riuscito anche ad andare in bici, quindi allenarmi, però effettivamente molta gente non ha passato un bel momento, quindi credo che dai, ci stiamo ritirando su piano piano, e anche in moto salire non è stato facile i primi giorni, ma appena ho potuto mi sono allenato un sacco con la moto e quindi dai, penso che adesso siamo ritornati al livello dell'anno scorso che giravamo un sacco, quindi dobbiamo sfruttare questo momento e sperare che la cosa migliori.